Ritorna l'ora solare, allora si dorme un'ora in più al mattino, ma sono in tanti, tantissimi che avrebbero preferito mantenere in vigore l'ora legale per una questione di risparmio sui costi energetici. Noi siamo venuti a Bassano del Grappa per raccogliere il parere dei cittadini e chiedere se preferiscono l'ora solare o quella legale. Sentiamo. Mantenere l'ora legale tutto l'anno servirebbe ad evitare problemi tipo stanchezza e irritabilità, quindi una specie di mini jet lag, e quindi ci sarebbe un maggiore assorbimento della vitamina D, quindi con tutte le conseguenze, cioè dell'osteoporosi eccetera eccetera. Quindi io sono d'accordo nel mantenere l'ora legale. Penso anch'io per cercare di risparmiare a questo punto, questo è l'obiettivo di tutti adesso. Io la penso veramente che preferirei l'ora legale, perché alla sera viene buio subito, alle 4 dopo è buio, io preferisco un'ora alla sera di luce di più, e se poi si risparmia, perché non farlo? Secondo il mio punto di vista sarebbe meglio tenere questa che adesso attuale, dopodiché, cioè, per il sole c'è anche, diciamo, il discorso del risparmio energetico, tutte queste cose qua, per me questa qua. Anche per me, sì sì, questa. Ora legale o no, decidono queste testone che abbiamo sopra di noi, ed è un bel problema, perché alla fine non so se ci saranno tutti i vantaggi che ci dicono dell'ora legale oppure no. Tanti chiedono che insomma, si possa pensare di lasciare effettiva tutto l'anno l'ora legale per una questione di risparmio. Lei come la pensa? Penso che sia una buona idea, prima di tutto perché penso anche a livello psicologico il fatto di avere luce è una cosa positiva, e poi in effetti c'è un risparmio, visto il momento credo che potrebbe essere una buona soluzione, a mio avviso.